La città che si ritrova di domenica e magari anche in altri momenti e anche in altri quartieri e zone della città si ritrova insieme per condividere e creare nuova socialità. Ma qui ci attendono come primi mesi in questa sede i mesi della campagna elettorale per le comunali. Diciamo, i cittadini saranno dalla nostra parte perché stanno già cominciando a vedere la differenza tra un progetto di amministrazione coerente con le sue difficoltà ma che ha prodotto importanti cambiamenti, lo racconteremo in questa campagna elettorale grazie all'impegno di tutti quanti noi, della nostra squadra. Non ho da dire più altro se non quello di inaugurare questo rindisi, magari se il sindaco di Afrugola vuole fare un saluto a tutti noi. E per me sul piano anche personale, affettivo, è un piacere in più, un fatto in più questo di inaugurare la sede del Partito Democratico qui, perché io sono nato qui e quindi questo luogo mi era anche particolarmente caro. E poi un luogo storico di Afragola, perché ha ospitato un circolo storico della nostra città, e allora il fatto di avere oggi qui la sede del Partito Democratico per me è una, diciamo, una gioia particolare, un piacere particolare. Certamente ci attende una campagna molto impegnativa, però io sono fiducioso perché abbiamo fatto un lavoro serio, un lavoro che ha dato i suoi frutti che sono già visibili, un lavoro che in queste settimane si evidenzierà ancora di più con altri risultati che porteremo in porto. Da domani inizieranno i lavori per il piano strade che abbiamo previsto per il 2018, sono in fase di aggiudicazione i lavori per le grandi arterie di riqualificazione di San Marco, Saggese e Ferrarese. Mi pare di poter dire che, insomma, abbiamo avviato l'altro giorno la discussione sul PUC con gli studenti della città di Afragola per disegnare la città che vogliamo. Mi pare che ci siano tutte le condizioni per poter fare una campagna elettorale in cui il Partito Democratico si propone come un soggetto che è portatore di idee, di istanze, di progetti, di progettualità. Ecco, dall'altra parte purtroppo al momento si vede solo una grande confusione, e la confusione non è mai un segno buono per la politica, perché non si intravede nemmeno la possibilità di uno schieramento alternativo e soprattutto di una proposta alternativa. Noi ci auguriamo che finalmente qualche proposta alternativa ci sarà, perché là dove c'è competizione ognuno è portato anche a migliorare le proprie proposte, le proprie idee. Quindi questo è un auspicio, ma anche se è un auspicio che per il momento, diciamo, non trova molti riscontri. Nell'attesa che qualche cosa possa fiorire, ci auguriamo, di decente, noi mettiamo in campo la nostra proposta con il Partito Democratico, le liste civiche che stiamo componendo a sostegno appunto della mia candidatura, la lista che abbiamo incontrato ieri in piazza qui, di promossa da Kairos, altri soggetti che vogliono, diciamo, venire con noi, ma sulla base di un'idea chiara, di un progetto chiaro, di una linea chiara anche di comportamento in consiglio comunale. Questo è quello per il quale noi ci battiamo e penso che, insomma, abbiamo anche le carte in regola per poterci proporre al giudizio della città. Grazie a tutti, buon lavoro a tutti.